Qual è l'industria che negli ultimi 20 anni ha ridotto di 2/3 le sue emissioni nelle acque? Che ha ridotto a 1/10 quelle nell'aria? Che già dal 2005 ha superato, e di oltre 4 volte, l'obiettivo del protocollo di Kyoto? E nella quale oggi è più sicuro lavorare? Questa industria è la chimica. Perché allora chimica è una parola che fa tanta paura? Gli italiani incontrano la chimica moderna negli anni durissimi del dopoguerra. Dall'America arrivano le calze di nylon. E poi il DDT, che sconfigge la malaria. Sembrano miracoli, in un paese che di miracoli ha un gran bisogno. Quasi metà degli italiani lavora la terra. Molte famiglie mangiano solo una volta al giorno. Le malattie infettive sono ancora la prima causa di morte. La vita media non supera i 60 anni. Su 1000 nuovi nati, 120 non sopravvivono fino al primo compleanno. Ancora nel 1951, anno del primo censimento della Repubblica, solo 7 case su 100 hanno il bagno con l'acqua corrente e 1 milione di italiani vive in baracche, grotte o capanne. L'automobile è un lusso per pochissimi. Quando il vero miracolo, quello economico, finalmente arriva, ha ancora il volto della chimica. Da Marghera a Priolo, la costruzione dei grandi petrolchimici è accolta come il riscatto da miserie secolari. Sì, gli stabilimenti che li pulite, tutta a Milano li pulite. Presto l'Italia si porta all'avanguardia nella petrolchimica. Nei laboratori e poi nell'industria, lo sviluppo avviene a ritmi impressionanti. Dal petrolio si ricava benzina, ma anche vernici, fertilizzanti, detersivi, gomme e centinaia di prodotti intermedi. La petrolchimica crea o rinnova interi settori produttivi. Il risultato è un'industrializzazione rapidissima che a volte sradica letteralmente il passato. Ma in questo momento piace. Questa è la Sicilia di ieri, con i monumenti di una civiltà millenaria al quale oggi si affianca la nuova civiltà della chimica e dell'acciaio. L'Italia ha infatti un unico grande obiettivo: uscire dalla povertà il più presto possibile. Inaspettato scoppia il boom economico. La produzione industriale raddoppia. Gli stipendi raddoppiano. La disoccupazione scende al minimo storico. È la fine, è il momento! 1580. In pochi anni il paese è riuscito a ridurre il divario con il resto dell'Europa. Nel 1963 le automobili sono diventate quasi 4 milioni, le due ruote 4 milioni e mezzo. Dopo la libertà politica e quella economica è arrivata la libertà di movimento. L'Italia aveva chiesto benessere e l'industria, grazie al motore della chimica, gliel'ha dato. Ma il trionfo della chimica italiana nasce nel laboratorio di Giulio Natta al Politecnico di Milano. Da un derivato del petrolio, Natta sintetizza la plastica moderna. Una scoperta che gli vale il premio Nobel. L'Accademia Reale di Scienze Naturali ha voluto dimostrare il suo apprezzamento conferendo a lei il premio Nobel. La plastica dà a tutti la possibilità di possedere cose che erano sempre state riservate a pochi privilegiati. Ma la chimica italiana si distingue anche per le fibre sintetiche, la farmaceutica, i prodotti per l'agricoltura. Negli anni 60 la povertà atavica è vinta. Le automobili stanno per toccare i 10 milioni. Dopo tanto lavoro, gli italiani si possono finalmente permettere le prime distrazioni. Esplodono i consumi. In televisione, la pubblicità del Moplen è il simbolo dell'intesa fra l'industria e la chimica. E mo, Moplen! Nulla lascia presagire quanto sta per accadere. Anni 70. All'improvviso l'Italia scopre anche il lato oscuro dello sviluppo industriale. Scopre che molti non si sono preoccupati di dove finissero gli scarichi. Scopre che alcune delle sostanze usate nelle fabbriche sono pericolose. Com'è potuto accadere?
da parte dell'industria ci sono anche stati errori, ritardi, silenzi. Ma la vera ragione è che la chimica si è sviluppata molto più in fretta della capacità di capirne i pericoli e gestirne i rischi, dentro e fuori le fabbriche. Lo tocchiamo con mano a Seveso nel 1976, dove tutti sono colti impreparati. L'industria, la sanità, gli esperti, le autorità civili. Gli incidenti seri saranno pochi, ma la chimica scende, anzi cade, dal suo piedistallo. Il tutto è esasperato dal clima di quegli anni, una crisi di crescita per tutto il paese. Poi l'Italia volta di nuovo pagina. Malla notte, no! Tardelli! Le richieste di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente naturalmente restano. Con il livello di benessere ormai raggiunto, infatti, dalla vita ci si aspetta di più che negli anni eroici del boom. Una nuova consapevolezza e nuovi studi, oltre che le organizzazioni ambientaliste, aiutano a capire i problemi creati dallo sviluppo industriale. L'industria chimica impara presto questa lezione. Anzi, la fa propria. Pochi però se ne accorgeranno. Di miglioramento in miglioramento, i processi produttivi diventano più efficienti. Ogni rifiuto è una risorsa sprecata. Proprio da Seveso ha preso il nome la prima direttiva europea sui rischi industriali, poi seguita da oltre 900 fra leggi e regolamenti che stabiliscono norme di sicurezza, limiti alle emissioni e controlli esterni. Attraverso un programma chiamato Responsible Care, gran parte dell'industria chimica ha deciso di fare anche più di quanto richiesto dalle normative. È così che ha più che dimezzato le emissioni nelle acque e ridotto a un decimo quelle nell'aria. Ha superato di oltre 4 volte gli obiettivi di Kyoto ed è oggi, secondo l'INAIL, il settore con meno incidenti e meno malattie professionali, diventando l'industria più attenta alla salute, alla sicurezza e all'ambiente. Sì, se nel racconto degli ultimi 30 anni la vostra attenzione si è risvegliata solo su quest'ultima frase, avete già capito perché chimica è una parola che fa paura a molti. Non si sono accorti di quello che è accaduto. A chi potevano interessare tanti piccoli miglioramenti o tante complicate normative? E senza incidenti, dov'è la notizia? Per questo siamo rimasti all'immagine di una chimica che non esiste più. Nel frattempo, accanto alla chimica di base, si è fatta strada quella specialistica, fatta di migliaia di prodotti su misura. Nuove vernici e adesivi, mezzi di contrasto per apparecchiature medicali, fibre di carbonio, catalizzatori. Oggi, dietro moltissimi successi del Made in Italy, c'è infatti una chimica molto più sofisticata che in passato. Basti pensare che è fatto di chimica in media il 14% del valore di un'automobile o di una cucina. Il 25% di un divano o di una scarpa. Il 30% di un elettrodomestico o di un attrezzo sportivo. Il 47% di un paio di occhiali o di un cosmetico. Persino la fusoliera del nuovo Boeing 787, costruita quasi interamente in Italia, è fatta di materiale composito anziché in metallo. La chimica può anche aiutarci a risolvere i problemi di domani. Ad esempio grazie ai nuovi polimeri fotovoltaici, che potranno fare del sole una vera fonte di energia. O agli OLED, i diodi luminosi organici, che sostituiranno le lampadine, consentendo enormi risparmi di energia. Il ruolo della chimica, infatti, è sempre lo stesso: rinnovare le tecnologie. Nell'industria e nella vita di tutti i giorni. Perché la chimica è una soluzione, non un problema. E il modo migliore per farne buon uso è conoscerla davvero, senza accontentarsi di un luogo comune.